Buongiorno a tutti, chiediamo scusa perché per problemi tecnici dobbiamo ripristinare la seconda lezione, quindi ci sarà una sintesi delle lezioni fatte già dal professore Giovinco in aula e questa sintesi riguarderà tutti gli aspetti che sono stati toccati, ma ovviamente si andranno a valutare esclusivamente gli aspetti che sono funzionali al progetto. Allora, nelle scorse lezioni noi abbiamo parlato del bilancio energetico. Abbiamo parlato del bilancio energetico sull'edificio, o meglio, sul sistema edificio impianto e abbiamo visto che diciamo, per effettuare correttamente un bilancio bisogna valutare tutti gli elementi che concorrono al bilancio stesso di energia, ovvero tutti gli ingressi di energia termica e tutte le uscite. In particolare abbiamo visto che per quanto riguarda l'edificio, che è il sistema iniziale sul quale noi andremo a fare il bilancio, abbiamo visto che le quantità di energia che vengono disperse, in particolare abbiamo già valutato la prima quantità di energia che viene dispersa per trasmissione attraverso le superfici disperdenti dell'edificio stesso. Accanto a questa quantità dobbiamo valutare una seconda quantità che è quella dispersa per ventilazione. La somma di queste due quantità nella realtà non rappresenta il fabbisogno netto di energia dell'edificio, ma di fatto, essendoci degli apporti interni che sono gratuiti, che sono quelli che vedremo oggi, quelli dovuti agli apporti interni, e quelli dovuti agli apporti esterni solari, cioè gratuiti in quanto ovviamente non devono essere pagati in termini di energia primaria o comunque non in termini di energia per riscaldamento. Per cui queste quantità, che sono quantità evidentemente entranti all'interno del nostro sistema edificio, vanno sottratte alle quantità di calore che vengono disperse per trasmissione e per ventilazione. La differenza di queste due quantità la chiameremo fabbisogno netto di energia. Nelle prossime lezioni ci occuperemo invece della parte che riguarda il sistema impianto, che è una parte più complessa che ovviamente non tratteremo nella lezione di oggi. Un aspetto fondamentale che spesso si dimentica quando si effettua un bilancio è la corretta definizione del volume di controllo e dell'intervallo di tempo nel quale viene effettuato il bilancio. Allora, ricordiamo che il nostro volume di controllo, quindi la nostra superficie di controllo per il momento è l'edificio, quindi le pareti esterne dell'edificio. Quindi dobbiamo vedere tutto quello che è, e tutto quello che esce attraverso queste pareti. L'altro aspetto è che, poiché parliamo di bilancio di energia, è chiaro che questa quantità di energia la possiamo dare in un secondo, in un'ora, in un giorno o in un anno. E quindi il nostro bilancio, quello che è funzionale, il nostro scopo, quindi che serve ad effettuare la diagnosi energetica, è effettuata all'interno di un anno, o meglio, all'interno di una stagione invernale. Quindi tutte le quantità che ci servono nella stagione invernale per riscaldare il nostro edificio. La norma UNITS 11.300 ci propone questa relazione che apparentemente può sembrare complessa, in realtà è abbastanza semplice e richiama i concetti che abbiamo già visto. Allora, il primo elemento, ovviamente questa quantità, questo simbolo rappresenta appunto il fabbisogno di energia netto per riscaldamento e questo, come abbiamo detto, è la differenza tra due quantità, la quantità dispersa dall'edificio, quello che esce, meno ovviamente la quantità che invece entra all'interno dell'edificio per gli apporti gratuiti. Qui troviamo in realtà un fattore eta, che si chiama fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti, che è sostanzialmente una decurtazione percentuale di questo apporto gratuito che vedremo, diciamo che valuteremo in seguito. Evidentemente queste due quantità, quella in ingresso e quella in uscita, a loro volta si compongono, come abbiamo visto, di due quantità la prima e due quantità la seconda. Vediamola nel dettaglio. La prima, abbiamo detto, è la quantità dispersa per trasmissione, che è stata analizzata,
nella prima lezione, e che possiamo valutare attraverso le trasmittanze termiche delle superfici disperdenti, sia quelle opache sia quelle trasparenti, che abbiamo imparato già a valutare. La seconda è quella, diciamo, che viene dispersa per ventilazione. Quindi, poiché noi normalmente, il nostro edificio normalmente non è sigillato, ma è aperto all'esterno con delle finestre, degli impianti di ventilazione, eccetera, dobbiamo, cioè, per prendere quest'aria a una certa temperatura dall'esterno e portarla all'interno, dobbiamo fornire una certa quantità di energia per riscaldare quest'aria, e quindi ovviamente ci ritroviamo una perdita per ventilazione. Nella lezione di oggi impareremo anche a valutare altri due elementi, che sono il carico interno, quindi l'apporto gratuito interno, e l'apporto gratuito esterno, cioè quello solare. Andiamo ad analizzare questi singoli componenti. Iniziamo dalle perdite per ventilazione, e quindi calcoliamola. Innanzitutto, prima di passare alla stima del fabbisogno, che evidentemente non è particolarmente complesso, come vedremo, facciamo tra poco, dobbiamo capire perché noi effettuiamo questa ventilazione, perché prendiamo dell'aria esterna in modo continuativo e la portiamo all'interno dei nostri, diciamo, del nostro edificio. Sostanzialmente per due motivi. Il primo, e quello più importante, rappresenta la rimozione degli inquinanti, diciamo, che si, diciamo, si sviluppano all'interno dell'edificio. In primo luogo, gli inquinanti biologici, quelli che ovviamente noi stessi emettiamo. Il nostro organismo, sappiamo che per poter funzionare ha bisogno di ossigeno. Questo ossigeno normalmente viene inspirato nei polmoni, viene espirato all'anidride carbonica, ed evidentemente questa energia, l'anidride carbonica, se non viene continuativamente rimossa e portata all'esterno dell'edificio, dà luogo a un incremento della concentrazione di CO2. Per evitare questi incrementi, potrebbero essere ovviamente molto dannosi, soprattutto nelle scuole. Si vede che l'aumento di CO2 provoca in prima battuta una perdita di concentrazione da parte degli discenti, successivamente mal di testa e poi problemi un poco più complessi se poi queste percentuali aumentano ulteriormente. Quindi è fondamentale questo ricambio d'aria per avere un edificio sano. L'altro aspetto, ovviamente, sono altri inquinanti che possono derivare anche da altri fattori, per esempio il fumo o addirittura, diciamo, gli stessi mobili soprammobili che sono presenti all'interno dell'edificio. Pensiamo alle plastiche piuttosto che alla formaldeide, cioè a tutti gli inquinanti che possono rilasciare dei cosiddetti VOC, cioè sono composti da organici volatili, e che possono rappresentare anch'essi dei problemi seri per la salute. Un secondo aspetto per cui noi andiamo a ventilare è mantenere il contenuto di umidità all'interno degli ambienti sufficientemente basso. Sappiamo che accanto alla quantità di CO2 ogni organismo emette una certa quantità anche di vapor d'acqua. Questa quantità, se raggiunge valori intollerabili, evidentemente potrà dar luogo a condense, può dar luogo a muffe, può dar luogo ad altri problemi che conosciamo bene, e che possono, ovviamente, devono assolutamente essere evitati. Quindi questi sono i motivi fondamentali per cui io ovviamente sono costretto a ventilare. Ovviamente le modalità di ventilazione le avete viste anche di persona partecipando alla lezione più analitica del professor Giovinco, sono determinate da diverse modalità che vedrete qui rappresentate in questa trasparenza. La prima è quella più semplice, quella dell'apertura periodica dei serramenti. Sappiamo bene che, diciamo, le nostre mani, le persone che conducono la nostra abitazione, la mattina aprono le finestre, e ovviamente attraverso questa apertura continua delle finestre si ricambia l'aria all'interno dei nostri ambienti. Lo stesso, diciamo, viene fatto all'interno della scuola, all'ingresso o all'uscita della popolazione studentesca, quindi degli scolari, e quindi ovviamente l'aria che resta all'interno, diciamo, delle aule è un'aria sufficientemente pulita. Ovviamente questa condizione non è la condizione più vantaggiosa, perché evidentemente lasciare aperte le finestre mentre si riscalda evidentemente dà luogo a delle
criticità dal punto di vista sia del comfort sia dal punto di vista energetico. Per questo sicuramente a questa modalità viene preferita, vengono preferite le altre due modalità, ventilazione naturale o ventilazione meccanica controllata. In cosa consistono? La ventilazione naturale consiste nella capacità che ha l'edificio nel ricambiare naturalmente, senza ricorrere ad un'apertura degli infissi e dei serramenti, quindi dei serramenti, naturalmente l'aria del contenuto all'interno, diciamo, dell'ambiente. Normalmente questo viene garantito attraverso delle prese d'aria. Quella più semplice, quella che tutti voi sicuramente conoscete, è quella presa d'aria che è presente normalmente nelle cucine, è un foro sostanzialmente che viene aperto ovviamente ogni qualvolta normalmente resta aperto, oppure c'è una piccola chiusura, una piccola valvola che ci consente di aprirla soltanto quando ovviamente cuciniamo all'interno, diciamo, delle cucine. La seconda possibilità invece è la ventilazione meccanica controllata, è sicuramente quella da preferire, perché attraverso la ventilazione meccanica controllata noi abbiamo un ventilatore, non sono le condizioni esterne che determinano i volumi che vengono ricambiati, ma sono questi volumi possono essere predeterminati attraverso una certa potenza che do al ventilatore, e soprattutto posso anche recuperare l'energia che è ancora presente sull'aria che vado a buttare fuori, diciamo, dal mio edificio, attraverso degli scambiatori di calore che incrociano l'aria che entra e l'aria che esce. In questo modo viene ovviamente anche recuperata una certa quantità di energia termica. Ora, senza entrare nel dettaglio di queste tre metodologie, che ovviamente richiederebbero sicuramente tempo e soprattutto approfondimenti di tipo ingegneristico che non sono, ripeto, diciamo, necessari ai nostri scopi, andiamo a vedere invece come faccio come quantizzo il fabbisogno, la quantità di energia dispersa per ventilazione. Ora, questa è funzione, posso facilmente ricavarla come la produttore del coefficiente globale di scambio termico per ventilazione, HVE, per la differenza di temperatura tra l'aria ovviamente interna e l'aria esterna. L'aria interna normalmente abbiamo detto che è 20 gradi, perché a 20 gradi sono delle condizioni di comfort. L'aria, diciamo, la temperatura esterna invece è normalmente a temperature diverse in funzione ovviamente del periodo dell'anno. Per ancora il tempo, abbiamo detto che questa produttore non è nient'altro, quindi che, diciamo, i gradi giorno, quindi la differenza di temperatura moltiplicato il tempo ci dà appunto i gradi giorno che noi ben conosciamo e che abbiamo già visto nella prima lezione. In particolare invece non abbiamo visto quest'altro termine, questo HVE. Vediamo, diciamo, come quantificarlo. Ora, per riscaldare l'aria noi dobbiamo fornire una certa quantità di energia che è funzione del suo calore specifico, C, della sua densità, ρ, e della quantità di aria che, diciamo, che emetto all'interno dell'edificio. Ora, mentre il calore specifico e la densità sono due costanti, il calore specifico è 1.01 kJ al kg Kelvin, la densità è 1.2 kg al metro cubo, quindi sono due quantità note, la portata volumetrica invece cambia in funzione del tipo di edificio. La legge dice di mantenere una portata pari a 0,3 volte il volume che io devo ricambiare. Quindi se il volume di una stanza è, per esempio, di 10 metri cubi, la legge mi dice che devo ricambiare questo volume con 0,3 per 10, quindi 0,3 metri, cioè, pardon, 0,3 per 10, 3 metri cubi all'ora. Quindi attenzione, questa quantità V punto sarà uguale ad N per V, quindi abbiamo detto, se la legge per gli edifici residenziali mi pone un coefficiente a 0,3, io devo ovviamente moltiplicare per il volume dell'ambiente, quindi 0,3 per 10 uguale, abbiamo detto, a 3 metri cubi. Ora, questa sarà la portata volumetrica che devo, diciamo, ricambiare, che devo, diciamo, in qualche modo fornire al mio edificio affinché, diciamo, risulti in una condizione, diciamo, conforme alla norma. Molto si discute di questo coefficiente ancora, perché è un coefficiente minimo di ventilazione,
la maggior parte dei termotecnici convengono che questo coefficiente dovrebbe essere almeno 0,5 nel residenziale, ma questo è un qualche cosa che riguarda gli specialisti. Ai fini della diagnosi energetica, se facciamo la diagnosi energetica di un edificio, basta avere, diciamo, basta mettere un coefficiente pari a 0,3 per essere conforme alla norma, alla normativa, come precedente. Diverso è la condizione invece delle, diciamo, di altri edifici, uffici, scuole, eccetera. Evidentemente, se gli edifici sono più affollati, ci sono più persone e quindi il numero di ricambi, diciamo, d'ora sono evidentemente maggiori. Veniamo agli apporti gratuiti interni. Allora, cosa sono questi apporti gratuiti interni? Sono tutti quegli apporti di energia che non sono dovuti ai riscaldamenti, sono dovuti semplicemente a delle apparecchiature che sono presenti all'interno del nostro edificio, ed in particolare apparecchiature o persone. Quindi tutto quello che arriva gratuitamente dall'interno devo andarlo a considerare per nella valutazione degli apporti. In particolare abbiamo visto che ciascuno di noi, per, diciamo, nella prima lezione abbiamo detto, poiché ciascuno di noi ha un certo consumo, consuma una certa quantità di calorie, perché ovviamente ingeriamo cibo e quindi questo cibo lo in qualche modo consumandolo dà luogo a una certa quantità di energia termica che lascio all'interno del mio ambiente. Ebbene, questa quantità di energia che, diciamo, so valutare in modo molto dettagliato, ci sono delle metodologie che mi consentono di fare anche una valutazione in funzione anche delle attività metaboliche, quindi se ballo, se sto fermo, se corro, se sto seduto e così via. Nella realtà la valutazione che si fa all'interno di questa, diciamo, della diagnosi energetica è una valutazione molto più semplice, quindi non andremo a valutare persona per persona, quindi potremo fare una valutazione dettagliata. In una stanza ci sono 30 persone, se 30 persone emette, ciascuna delle 30 persone emette 20 watt, e quindi, diciamo, posso andare a moltiplicare il numero di persone per la potenza di ogni persona per il tempo e ottenere così l'energia che resta all'interno dell'ambiente. Ebbene, non faremo questo, faremo una cosa molto più semplice. Andremo a tener conto di questa quantità, in più le quantità che arrivano dalle apparecchiature elettriche, diciamo, di illuminazione e di cottura. Quindi in questa stanza vediamo subito, ci sono dei sistemi di illuminazione, il sistema di illuminazione anche questo emette energia luminosa, ma l'energia luminosa, abbiamo detto, l'energia si conserva, e quindi tutta l'energia luminosa che ovviamente viene emessa all'interno di questa stanza poi ovviamente resta come energia, come apporto gratuito. Quindi se ho un punto luce di 100 watt, 100 watt in un secondo resteranno, quindi 100 watt per un secondo sono 100 joule, ebbene in quel secondo io avrò come apporto gratuito nella mia stanza 100 joule. Ovviamente anche qui potrei fare una valutazione dettagliata, quindi vedere quanti punti luce ho, quanto tempo mantengo accesi gli apparecchi illuminanti, e quindi moltiplicando potenza per il tempo di accensione potrei arrivare alla determinazione esatta di queste apparecchiature. Evidentemente la procedura è molto più accurata, ma anche molto più complessa. Per questo motivo anche qui, vi dicevo, faremo una valutazione, diciamo, semplificata. E infine il terzo punto è l'acqua calda reflua. Per esempio, immaginiamo un bagno, uno fa una doccia, ebbene quella quantità di acqua calda che ho in qualche modo immessa all'interno dell'ambiente mi dà luogo ad anch'essa ad un apporto gratuito, che non è appunto l'apporto dovuto ai caloriferi. A questo punto sono pronto per poter fare questa valutazione. La norma 11.300 mi propone una relazione che apparentemente è complessa, nella realtà noi la semplificheremo notevolmente, perché ricordo che nella prima lezione abbiamo detto facciamo sempre l'ipotesi che tutto il nostro edificio venga riscaldato, cioè che tutti gli ambienti della scuola siano ambienti riscaldati, dai corridoi alla presidenza, alle aule, alla palestra e così via. Quindi noi faremo questa ipotesi semplificativa. Ebbene, se questa ipotesi semplificativa è vera, posso eliminare questo secondo termine e quindi valutare gli apporti gratuiti interni attraverso il primo termine della relazione che vedete. Questo termine mi dice che mi dice semplicemente di andare a prendere la Φ interna di tutte le aule, di tutti
tutti i, diciamo, ovviamente gli, le aule e le, diciamo, le camere che sono all'interno dell'edificio, e ovviamente vado a moltiplicare poi questa quantità per il tempo e quindi ottengo la mia, il mio apporto interno. Facciamo un esempio molto semplice, perché altrimenti alla fine che perdiamo un poco di concretezza. Allora, intanto abbiamo detto che queste sono le metodologie, quella standard di progetto o una valutazione molto più precisa data d'utenza. Ovviamente quella data d'utenza dovrei andare a vedere tutte e tre i termini, ma non ci interessa, e invece andiamo a prendere quella in cui questi termini vengono valutati in modo complessivo, andando a scegliere esclusivamente la destinazione d'uso dell'edificio. È evidente che in funzione della destinazione d'uso potrà avere più persone, meno persone, un ambiente illuminato meglio o peggio e così via. Quindi la norma ci consente di andare a prendere un unico numero, 4 watt a metro quadrato, per gli edifici scolastici, ed è quello che andremo a fare nel nostro calcolo. Questa è la norma, questa è la tabellina, come vedete, quindi troviamo per gli edifici 7 4 watt a metro quadrato, invece magari un bar, cioè una sala da ballo, ne ha 10. Evidentemente lì la quantità di energia che viene dal numero di persone, dall'attività che fanno, ballano invece che stanno fermi, e soprattutto anche dall'illuminazione delle attrezzature, evidentemente mi dà luogo ad un valore molto più alto rispetto a quello degli edifici scolastici. Come possiamo a questo punto valutare? Facciamo l'esempio di una scuola molto semplice. Ho preso come riferimento Cassino, ma per qualunque altro mio luogo i calcoli sono molto molto simili. Evidentemente ciò che cambia è esclusivamente può essere il periodo di riscaldamento, e andiamo a vedere come effettivamente posso effettuare questa stima. Bene, allora abbiamo detto che quello che mi interessa è trovare la quantità di energia che ovviamente arriva per ciascun giorno all'interno del mio edificio. Per questa quantità, se io moltiplico la superficie di ogni piano, quindi tutti gli ambienti, se questo edificio è fatto con una pianta di 500 metri quadrati complessivamente e ha 3 piani, quindi io troverò per ogni piano, primo, secondo, terzo piano, troverò i 500 metri quadrati che devono essere moltiplicati per i 4 watt a metro quadrato, per ottenere ovviamente che cosa? La potenza termica che viene apportata, l'apporto di energia, di potenza termica che c'è all'interno di un singolo piano. Sommandole tutte e tre, ciò l'apporto di tutti e tre i piani. In termini ancora di potenza, però abbiamo detto, perché 4 watt a metro quadrato e moltiplicati i metri quadrati sono watt. Bene, a questo punto, se io ho i watt, quindi ho la potenza termica, quindi l'energia per secondo, se voglio andare a determinare ovviamente la quantità di energia totale, devo ovviamente andare a moltiplicare per il numero di giorni, ovviamente vado a moltiplicare per il numero di ore. L'unica cosa che faccio, mantengo come unità di misura i kilowatt ora, e quindi non moltiplico per i secondi, semplicemente perché ho come unità di misura l'ora e invece che il joule, perché se volessi ottenere il joule avrei moltiplicato per 3600, perché ogni ora è 3600 secondi, e quindi ottengo 19.440, che non è nient'altro che la quantità di energia che ho durante il periodo di riscaldamento, perché per il numero di giorni ho messo 135, sono esattamente il numero di giorni che la legge mi consente di riscaldare nella città di Cassino, perché sappiamo che Cassino è zona climatica C, e con questi gradi giorni, quindi il periodo di riscaldamento va dal 15 novembre al 31 marzo. Quindi nella finestra temporale il bilancio che io andrò a valutare è un bilancio confinato esclusivamente a questo periodo, soltanto a questi 135 giorni, che è il periodo di riscaldamento invernale in cui facciamo la nostra diagnosi. Questo è un concetto generale, cioè vale per tutte le stime che andremo a fare, sia per la ventilazione, sia per l'apporto interno, sia per apporti solari, sia per ovviamente la quantità di energia fornita, ovviamente per trasmissione all'interno del nostro edificio.
Ovviamente per la valutazione adattata all'utenza non la facciamo perché evidentemente diciamo, sarebbe molto più complessa, quindi lasciamola ovviamente agli specialisti e dedichiamoci invece al secondo capitolo, che è quello della determinazione degli apporti gratuiti solari. Quindi abbiamo detto che una certa quantità di energia viene gratuita, viene dalle persone e dalle attrezzature che sono disponibili, che diciamo che sono presenti all'interno delle aule, comunque all'interno dei nostri edifici. Evidentemente una certa quantità di energia ci viene anche dall'esterno, perché vediamo bene, cioè ci accorgiamo per esempio una bella giornata anche d'inverno, che quando siamo vicino alla finestra invece di avere freddo abbiamo più caldo. Perché? Perché evidentemente accanto all'energia che arriva dall'interno attraverso i termosifoni c'è anche una quantità di un apporto gratuito che arriva dall'esterno. Quindi il sole batte sulle vetrate, entra all'interno ovviamente dell'edificio attraverso le finestre. Quello lo riusciamo subito a individuare anche senza rilievi strumentali. Più complesso invece è la seconda linea che andremo a vedere, che comunque arriva, ma arriva come apporto gratuito attraverso le superfici opache, che quindi voglio dire arriva anche in seconda battuta, quindi arriva più lentamente, perché il sole, oltre a penetrare direttamente all'interno delle finestre, riscalda le superfici esterne, quindi riscalda le pareti, e successivamente le pareti che si sono riscaldate accettano calore ovviamente anche all'interno del nostro edificio. Quindi che cosa abbiamo? Radiazione solare sulle nostre pareti, qui ovviamente si compone di due aliquote. La prima, abbiamo detto, quella che va sulla superficie esterna opaca, la muratura e il tetto. La seconda invece, che entra direttamente all'interno del nostro ambiente attraverso le superfici vetrate. Vediamo come possiamo ricavare la prima e la seconda. Allora, la prima quantità, cioè gli apporti solari su superfici opache, posso determinarla con una relazione molto simile a quella che abbiamo già visto per gli apporti gratuiti interni. Quindi abbiamo U sol uguale a flusso I sol per il tempo, quindi in effetti nient'altro che la potenza termica che arriva dal sole, e ovviamente moltiplicata per il tempo. Anche qui stiamo trascurando sempre quelle quantità che vanno su parti dell'edificio che non sono climatizzate, per gli ambienti non climatizzati, ma a noi non interessano perché abbiamo fatto l'ipotesi che tutto l'edificio è climatizzato. Andiamo a vedere come a questo punto si ricava Fisol, che ovviamente è nella realtà il nostro vero problema. Ora, la Fisol è abbastanza semplice da ricavare, perché quando vado a vedere quello che entra all'interno della muratura, devo fare questo ragionamento. Allora io mi riprendo a questo punto il nostro volumetto di controllo, questa è la nostra muratura, supponiamo che arriva dal sole, arriva ovviamente, i raggi solari arrivano sulla muratura e questa muratura ovviamente si riscalda. Attenzione, perché la muratura, abbiamo detto, è opaca, non è trasparente, quindi questi raggi solari non riescono a penetrare direttamente nel nostro ambiente, ma trovano un ostacolo per cui quando arrivano sulla parete esterna vanno a riscaldare non direttamente l'aria del nostro, all'interno dei nostri ambienti, ma vanno a riscaldare esclusivamente la parete esterna. Se vado fuori dalla scuola una giornata di sole e metto la mano sulla parete, mi accorgo subito che la parete, che è esposta al sole, è più calda rispetto all'aria esterna. Cosa è dovuto questo incremento di temperatura? Semplicemente al flusso termico che arriva dal sole. Ora noi dobbiamo capire che cosa attraverso quella relazione. Se la guardiamo direttamente non capiamo, dobbiamo prima capire la fisica del problema e poi andiamo ovviamente sulla relazione. Ora è evidente che questa quantità di energia che entra all'interno del nostro edificio di cosa funziona. Allora qua quanta ne arriva? Arriva semplicemente l'irradiazione solare, quindi se io conosco quanta energia arriva dal sole e la moltiplico per l'aria, per la superficie su cui ovviamente incide questa radiazione, io già ottengo la potenza termica che arriva qui, e questo è il primo termine. Quindi se io avessi semplicemente che tutta l'energia che arriva dal sole entra, se entrasse tutta questa energia, che cosa avrei? Avrei semplicemente che questa potenza termica sarebbe uguale a che cosa? Al flusso che arriva dal sole moltiplicato l'aria.
Ritorniamo un momento alla relazione e guardiamo all'interno della relazione questi due termini. Isolare rappresenta appunto la quantità di energia, diciamo, o meglio, la potenza, diciamo, che la potenza termica che arriva dal Sole in un certo tempo. In quale tempo? In un mese, poi vedremo perché. Quindi questa quantità di energia che ci arriva dal Sole, io la moltiplico per l'aria e ottengo, diciamo, in generale, ottengo la quantità di energia che arriva su questa parete. Cosa serve tutto il resto? E purtroppo cosa, diciamo, serve a determinare quanta di questa energia resta all'interno del nostro edificio. Allora, vediamo che cosa accade. Allora, nell'ultima lezione abbiamo visto che abbiamo studiato diversi fenomeni di trasmissione del calore. Qui sono coinvolte tutte e tre: il fenomeno di irraggiamento, il fenomeno di convezione e il fenomeno di conduzione. Allora, una certa quantità di energia, cioè questa quantità di energia che abbiamo detto che arriva dal Sole, evidentemente non viene assorbita tutta quanta dalla parete. Perché? Perché se avessi uno specchio, questa quantità sarebbe riflessa per l'irraggiamento, abbiamo visto i tre, diciamo, meccanismi che riguardano l'irraggiamento, e quindi questa, una certa quantità di energia andrebbe, diciamo, ovviamente, 95% se fosse uno specchio, sarebbe riflessa e non sarebbe per nulla assorbita dalla nostra parete. Nella realtà io non ho degli specchi normalmente sulla, diciamo, sulle mie pareti, ma ho delle pareti che possono essere chiare o scure. Se sono chiare, ovviamente capisco bene che molta della quantità di energia che viene, diciamo, che arriva sulla parete viene riflessa. Se sono più scure viene assorbita. Bene. Quindi la pitturazione, cioè le modalità con cui viene pitturato il nostro edificio, in qualche modo entrano all'interno di questa stima. Ovviamente la migliore situazione ovviamente è una parete che assorbe moltissimo e quindi una parete scura. Attenzione, perché, diciamo, non sempre gli edifici si fanno di colore scuro, soprattutto negli edifici nei paesi mediterranei. Perché? Perché ho il problema del riscaldamento, ma attenzione, ho d'estate il problema del raffrescamento, per cui a fronte di un vantaggio invernale nell'assorbire di più, d'estate ovviamente l'edificio si surriscalderebbe molto di più. Quello che d'estate è un apporto calorico che a me fa piacere, fa comodo, d'estate diventerebbe una penalizzazione, perché dovrei poi climatizzare, cioè raffrescare l'edificio. E quindi di fatto poi si ha sempre qualche compromesso tra queste due esigenze. Ora, nel nostro caso, quant'è la quantità che viene assorbita? La quantità mi viene data da un coefficiente alfa. Alfa non è nient'altro che il coefficiente di assorbimento. Allora, ritorniamo alla nostra relazione e vediamo dov'è questo coefficiente. Eccolo qui, alfa C moltiplica questa quantità di energia che arriva sul nostro edificio. Quindi attenzione, se alfa è 0,3 vuol dire che solo il 30% dell'energia solare che arriva sull'edificio, sui corpi, sulla parete opaca, viene assorbito. Il restante 70% evidentemente viene riflesso. Quindi se alfa è uguale a 0,3, 30% sostanzialmente, solo questa aliquota resta all'interno. E ovviamente la quantità di energia che io andrò a conteggiare sarà decurtata di questa aliquota. Andiamo avanti. Siamo adesso a questo punto, siamo già sul primo elemento, abbiamo riscaldato la parete, quindi la parete in funzione di questo coefficiente di assorbimento si riscalda. Ora è chiaro che una cosa è riscaldare questa parete, un'altra cosa è riscaldare l'aria interna, quindi questa quantità di energia deve in qualche modo fluire verso l'interno. Quali sono i meccanismi che mi inibiscono o mi amplificano questo fenomeno? Evidentemente, che cosa c'ho? Se io ho una grande trasmittanza termica, questa quantità di energia entra più facilmente rispetto invece ad una trasmittanza termica più elevata. Qui avviene esattamente l'opposto per quanto riguarda invece le dispersioni, perché per quanto riguarda le dispersioni avviene esattamente il contrario, cioè più grande la trasmittanza termica, più l'edificio disperde. E quindi è evidente che, diciamo, se io voglio mantenere le dispersioni basse, non potrò avere una trasmittanza termica, diciamo, molto elevata. Ma in qualche modo questo meccanismo, per fortuna, viene equilibrato gli apporti interni. Purtroppo le quantità che disperde l'edificio non sono mai uguali alle quantità, diciamo, che io prendo dal Sole per gli apporti interni.
Quindi se io disperdo 100 non riuscirò mai a bilanciare con la semplice energia solare d'inverno questo 100 che disperdo, bilancerò 30, che bilancerò 20. Quindi di fatto purtroppo non comanda la U, diciamo, non faccio una U molto, cioè molto elevata perché voglio magnificare gli apporti gratuiti interni. Normalmente la U viene determinata proprio sul concetto opposto, cioè io voglio avere una trasmittanza piuttosto bassa per evitare, abbiamo detto, le dispersioni. Quindi mi ritroverò all'interno di questa relazione la U che avrò cercato già, come abbiamo detto nella precedente lezione, di mantenere il più possibile bassa. Quindi l'altra volta, non so se ricordate, i numeri di cui abbiamo parlato per quanto riguarda questa U sono circa 0,3, 0,35, 0,40, quindi sono dei numeri abbastanza bassi. C'è un ultimo aspetto, signori, è evidente che questa parete da un lato trasmette verso l'interno, ma trasmette anche verso l'esterno. Quindi se io ho, che il vento soffia sulla parete, buona parte dell'energia se ne va verso l'esterno, quindi non solo contribuisce la trasmittanza verso di qui, ma contribuisce anche la resistenza R^2, che rappresenta la quantità di energia che invece se ne va per convezione, ragionamento, ma sulla parte ovviamente di... sulla parte infrarosso, non sulla parte del visibile, sulla parete ovviamente esterna. Quindi a questo punto abbiamo, se rinquadriamo questa relazione, abbiamo la quantità di energia che arriva dal sole, quella che viene captata per l'aria, abbiamo tenuto conto di questi due coefficienti, trasmittanza della parete e resistenza esterna dell'aria, l'alfa che rappresenta la quantità di energia che viene assorbita dalla nostra parete, ci resta soltanto un fattore F. Vediamo cos'è questo fattore F. L'F non rappresenta nient'altro che eventuali ostacoli che sono presenti tra l'edificio e il sole. Cioè, se io qui o ho un albero o ho un altro edificio, che cosa succede? Che solo parte della radiazione solare che arriva dal sole andrà a finire sulla nostra parete. Avrò un cosiddetto ombreggiamento, quindi avrò una decurtazione ulteriore dell'energia che arriva dal sole per effetto di quel fattore F. Evidentemente se siete, come normalmente sono i nostri edifici scolastici, abbastanza lontani da altri edifici, quindi siete in una condizione favorevole da questo punto di vista, il fattore di ombreggiamento sarà molto elevato, 0,9, 0, addirittura 1, quindi potreste in prima battuta addirittura trascurare del tutto questa ombreggiatura di altri edifici o che vengono da piante, da alberi in prossimità dell'edificio scolastico stesso. A questo punto possiamo utilizzare la relazione che abbiamo appena visto, mettendo un fattore di ombreggiatura pari a 1, un alfa, un assorbimento opaco ovviamente di pari a 0,3, 0,6 o 0,9 a seconda che le pareti del nostro edificio siano chiare, medie o scure. Vedete, quando il colore è più scuro, vedete l'alfa diventa più grande. Perché? Perché la quantità di energia assorbita evidentemente è più elevata. E infine la resistenza R^2, che abbiamo già visto, già studiato nella scorsa lezione, che è uguale a 0,04 metri quadri Kelvin Watt. Ora, per valutare i restanti elementi che sono in questa relazione, dobbiamo evidentemente valutare, sappiamo valutare questo ce l'abbiamo perché è quello che abbiamo già valutato nella prima lezione, e quindi questo è F1, F uguale a 1, le aree esterne sono facilmente valutabili, le abbiamo già valutate, l'unica cosa che ci resta valutare è appunto la isolare. Vediamo come si valuta. Anche qui le cose sono apparentemente complesse, in realtà sono più semplici di quanto si pensa. Perché? Perché esiste una norma, la norma del 10.349, che ci dà appunto questi valori di irradianza solare media mensile. Cioè per ogni mese dell'anno e per ogni posizione geografica, quindi per Cassino, Frosinone, Latina, eccetera,
voi trovate queste tabelle che mese per mese, orientamento per orientamento, quindi per ogni superficie, se io sono, se la mia superficie è esposta a est, è chiaro che la mattina avrò una maggiore quantità di energia che incide sul, diciamo, sul nostro edificio. In realtà noi sappiamo bene che, diciamo, d'inverno il sole sulle nostre latitudini non è neanche, diciamo, centrale sul sole, ma, diciamo, ovviamente abbiamo una esposizione verso sud-sud-est che è quella più favorevole. Ora, ovviamente, questa, diciamo, questa esposizione dà luogo, in funzione della latitudine, dà luogo quindi, e dell'orientamento del componente, dà luogo evidentemente a quantità differenti. Io non faccio nient'altro che entrare nella tabella con queste informazioni, provincia, mese, orientamento del componente ed eventualmente inclinazione, ma per fortuna voi avete, diciamo, la maggior parte dell'edificio non sono inclinate, cioè sono o verticali o orizzontali, quindi avete, diciamo, le quattro pareti, diciamo, verticali, magari se non siete, diciamo, particolarmente sfortunati avete semplicemente sud, est, ovest e nord, quindi le quattro punti cardinali, e a questo punto, avendo i quattro punti cardinali, la superficie orizzontale, avete cinque quantità che dovete determinare per ogni mese dell'anno, per cui, o meglio, per ogni mese dell'anno in cui ovviamente dovete riscaldare. Quindi abbiamo detto Cassino, iniziamo dal 15 novembre, quindi novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Quindi dovete nient'altro fare nient'altro che sommare queste quantità, quindi Frosinone e Cassino sono queste, 12, 10, quindi novembre, dicembre, gennaio, 11, 11, 8, fino ad arrivare a marzo, sommate queste quantità e le avete, che cosa? La quantità di energia che arriva, diciamo, su quella superficie, quale? Io vi ho preso qui un orientamento sud, ovviamente avrete tutte le tabelle, quindi orientamento sud, sud-est, nord, nord-est e così via, e potete appunto, sommando tutte queste quantità, ricavare l'energia totale che arriva dal sole. Un altro metodo altrettanto efficace è quello di andare sul sito dell'Enea ed andare a qui, diciamo, è ancora più raffinato il metodo, perché vi consente, attraverso non la provincia ma attraverso la latitudine e la longitudine, di ricavare esattamente sul punto, diciamo, nel punto geografico in cui siete, qual è la vostra, la radiazione che arriva. Quindi evidentemente potete differenziare all'interno della provincia tra Cassino, Latri, Frosinone stessa, ovviamente tutti i comuni del Frusinate, che evidentemente possono avere delle radiazioni anche molto diverse l'una dall'altra. E quindi ovviamente questo sito vi consente di fare delle analisi ancora più accurate riportando le stesse informazioni. Qui abbiamo fatto un esempio in cui siamo entrati in questo sito e abbiamo messo questa latitudine e questa longitudine, che corrispondono ovviamente a quelle di Cassino, e abbiamo visto che per una superficie orizzontale, vedete, queste sono le quantità che, diciamo, complessivamente si hanno nella stagione invernale. Se non ricordo male, queste sono già la somma di tutte le quantità che arrivano durante, diciamo, la stagione invernale. Avete a questo punto, avete valutato questa, diciamo, questo contributo. Ovviamente nel caso di un edificio campione che stiamo analizzando, di un edificio campione che può avere, abbiamo detto, una lunghezza di 60 metri, una larghezza di 12 metri, quindi è più lungo che largo, un'altezza di 10 metri in un edificio di tre piani, abbiamo visto, abbiamo messo le tre, diciamo, superfici verso nord, sud, est e ovest. È facile evidentemente anche valutare la superficie orizzontale, basta moltiplicare 60 per 12, quindi avendo le 5 superfici su cui, diciamo, avviene il nostro flusso, possiamo semplicemente moltiplicare 1 ombreggiatura per alfa, abbiamo scelto una parete sufficientemente, diciamo, media, no? 0,6 come alfa, come coefficiente di assorbimento, per 0,04 che è R6, 1 watt metro quadro Kelvin è la trasmittanza che abbiamo scelto nel nostro edificio, perché evidentemente abbiamo preso un edificio abbastanza, diciamo, non particolarmente prestante dal punto di vista termico, quindi edificio degli anni 60-70,
per ancora superficie, stiamo valutando quella nord in questo caso, quindi quella nord abbiamo visto che ha 120 quadrati di superficie verticale, per ancora la somma di tutte, abbiamo detto, le quantità I che abbiamo visto nella tabellina poc'anzi, e quindi ricaviamo in questo modo il contributo dell'irraggiamento verso, nella stagione invernale, verso nord. Ovviamente a questa quantità devo sommare quella verso sud, sulla parete sud, quella sulla parete est, quella sulla parete ovest e ovviamente quella sulla superficie orizzontale. Quindi in questo modo valutiamo complessivamente le quantità di energia che arrivano attraverso i componenti opachi sul nostro edificio. Attenzione, ricordiamoci che su queste, diciamo, queste superfici che abbiamo valutato sono soltanto quelle opache, per cui non è che abbiamo fatto, vedete, se voi moltiplicate il lato dell'edificio 12 metri per 10 escono 120 metri quadrati. Evidentemente nel calcolo noi abbiamo, diciamo, sottratto a questa superficie totale, diciamo, che sul quale incide la nostra radiazione, che cosa? Le superfici trasparenti, cioè quelle delle singole finestre che, diciamo, sono presenti all'interno del nostro edificio scolastico. Quindi attenzione, quando si fa questo calcolo bisogna valutare separatamente la stima dell'energia termica che arriva sulle superfici opache da quelle che arriva sulle superfici trasparenti. Quindi in questo calcolo ricordate di mettere esclusivamente la superficie opaca. Andiamo invece a valutare il restante apporto gratuito, cioè quelle delle superfici trasparenti. Allora, qui abbiamo una relazione molto simile alla prima, ma attenzione, le modalità sono abbastanza diverse. Andiamo a vedere perché dal punto di vista fisico le cose cambiano notevolmente. Allora, questa è il nostro, è la sezione del nostro infisso. Il nostro infisso avrà ovviamente un telaio e ci sarà ovviamente il nostro vetro. Questa è la sezione, ovviamente, e quindi, diciamo, che cosa vedete? Vedete che la radiazione che va a incidere sul nostro edificio, ancora una volta, cosa potrà avere? Potrà avere un albero qui, quindi essere decurtata dal fattore di ombreggiatura, okay? Quindi questo elemento qui lo trovate nella prima relazione, lo continuate a trovare qui. Quindi se c'è una decurtazione del 10% mi troverò che questo coefficiente diventa 0,9, cioè 1 meno il 10%, quindi il 90%. Evidentemente, diciamo, accanto a questo fattore di ombreggiatura troverò altre cose che adesso andremo a ragionare. Quindi tutte queste cose qui sono cambiate rispetto alla relazione che abbiamo visto prima, resta invece la stessa, vedete, diciamo, questo termine, la A della finestra, quindi questa sezione qui, quindi l'area, questa sezione, diciamo, ovviamente l'altezza della finestra per la larghezza della finestra. Quindi tutta questa, diciamo, questa superficie che viene interessata all'irraggiamento, che è ovviamente non più opaca, abbiamo detto che è una superficie trasparente, quindi il complemento di quei 120 che avevamo prima, quindi 120 era il totale, 100 era la superficie opaca e resto i 20 metri quadrati. Quindi quei 20 metri quadrati li, diciamo, andrò a moltiplicare per che cosa? Per la stessa quantità di energia che ovviamente arrivava durante i mesi. Quindi il calcolo l'avete già fatto per delle I per ogni parete, quindi questo calcolo non lo dovete ripetere. Dovete prendere semplicemente quella sommatoria che avete già calcolato nel primo calcolo, che avete già calcolato per gli apporti su componenti opachi. Quindi questa è la quantità di energia che arriva qui. Attenzione, perché questa quantità di energia che arriva qua purtroppo non entra tutta. Perché? Vediamo un po'. Allora, a rigore uno dovrebbe dire sì, diciamo, ma il professore, lei ha detto l'altra volta che il vetro è trasparente, no? La radiazione solare, quindi tutta l'energia che arriva dal sole, poiché il vetro è trasparente, dovrebbe entrare, diciamo, dentro. In realtà questo è vero, ma fino a un certo punto. Perché? Questo lo capisco bene, ma dipende dal vetro. Cioè, se io ho un vetro che è un vetro, diciamo, fumé,
se ho un vetro che è un vetro specchio, se ho un vetro che è un vetro diciamo basso emissivo e così via, non è detto che tutta la quantità di energia che arriva sul vetro entra all'interno, anzi realmente non è così. Ma anche per quanto riguarda il vetro semplice non è vero che tutta la quantità di energia entra all'interno del nostro edificio. Perché? Perché il vetro è trasparente sul visibile, cioè soltanto su una particolare lunghezza d'onda che diciamo è la lunghezza d'onda termica, cioè la quantità di energia che arriva al sole non è soltanto una quantità che arriva sul visibile, una parte arriva ovviamente sulla parte visibile, ma una certa parte avviene e arriva anche su altre lunghezze d'onda, quindi anche su lunghezze d'onda diciamo più basse e più elevate, quindi UVA o infrarossi. Però la gran parte arriva sul visibile, quindi una buona parte di questa energia entrerà all'interno del mio edificio. Quanta ne entra? Basta vedere quella trasmittanza del vetro. Quindi la trasmittanza del vetro G, se sul vetro arriva una certa, il vetro avrà diciamo, circa l'85%, quindi 0,85% la trasmittanza del vetro, vuol dire che il 15% sarà in parte assorbito, in parte riflesso dal vetro, e l'85% invece entrerà direttamente all'interno della mia, diciamo, della mia abitazione. Qui troviamo altri due coefficienti di decurtazione, guardiamoli entrambi, F schermatura, 1 meno F finestra. Anche qui, dal punto di vista logico, la cosa è estremamente semplice. Dal punto di vista calcolativo, poi vedremo che faremo alcune ipotesi semplificative. Dal punto di vista logico, cosa c'è? Posso avere delle tende, cioè accanto all'infisso, molto spesso ci sono delle tende che possono essere chiare, scure, possono essere interne o esterne, e quindi queste tende, anche esse andranno in qualche modo a decurtare questa, diciamo, questa quantità di energia, quindi funzioneranno come funziona il primo elemento, come funziona l'ombreggiatura. Quindi se ho una schermatura che ho interna o esterna, questa comporterà un'ulteriore decurtazione dell'energia che entra, e questo è abbastanza semplice. Diverso invece il discorso dell'infisso, attenzione, perché io qui vi ho fatto vedere che la luce occupata dall'infisso nella realtà non ha tutto vetro, cioè normalmente noi dobbiamo sostenere il vetro con un infisso, quindi con un altro oggetto che è tutt'altro che trasparente, e quindi questa parte che viene occupata dal frame, quindi dal telaio del nostro infisso, evidentemente darà luogo a un'ulteriore decurtazione. Quindi questa decurtazione io la posso valutare attraverso quest'altro coefficiente qua, che rappresenta appunto quanto di quest'area è occupata dal telaio del nostro infisso. A questo punto, se il telaio occupa il 10%, farò 1 meno il 10% del telaio, avrò questo coefficiente che diventa il 90%, cioè il 90% di 0,9. Quindi 0,9, 1 per 1 se non ho assolutamente tende, per G del vetro che se ho un vetro non particolarmente trasparente, quindi diciamo 0,85, ho ancora un valore abbastanza elevato, ancora 1 meno F che è quello della finestra, per, abbiamo detto, la quantità di energia che entra. Andiamo a fare un esempio e vediamo appunto tutti questi, diciamo, queste quantità che dovrò andare in qualche modo a realizzare. Che cosa vi consiglio di fare? Ancora una volta evitiamo di fare di utilizzare il modello il più complesso possibile, semplifichiamo il nostro problema. Quindi abbiamo detto, facciamo finta che sostanzialmente F uguale 1, però l'importante è che sappiamo che se F uguale 1 vuol dire che non ci sono edifici che a ridosso dell'edificio scolastico, soprattutto sugli orientamenti in cui arriva la maggior parte della reazione solare. È importante che siamo coscienti del fatto che stiamo facendo una piccola approssimazione che può essere tanto più grande quanto più sono vicini gli altri edifici al nostro edificio scolastico, quindi ombreggiano l'edificio stesso, oppure degli alberi che sono sempre verdi e che d'inverno non perdono le foglie, quindi di fatto anch'essi portano un F di ombreggiatura diverso da 1. Quindi se facciamo questa prima ipotesi di F ombreggiatura uguale a 1, di schermature mobili che assolutamente tiene come ipotesi negli edifici scolastici, perché mediamente non ci sono tende, non ci sono tendaggi, quindi assolutamente possiamo ipotizzare che le schermature dovute a tende, per esempio, siano assolutamente unitarie. Fattore di correzione del telaio 0,87, abbiamo detto più o meno un 10, 12, 13% per quanto riguarda le dimensioni del telaio stesso,
E infine ancora la trasmittanza del socio del vetro che potete prendere per vetro singolo, come avevo detto, 0,85. Ma attenzione, perché già se mettete un doppio vetro, se mettete un vetro a basso emissivo con un triplo vetro, questa percentuale comincia ad aumentare. Quindi verificate che tipo di vetro, che tipo di infisso avete e mettete nei vostri calcoli il valore della trasmittanza solare del vetro corretta. Esempio, ancora esempio, diciamo, simile a quello che abbiamo visto con l'altro, cioè nel precedente esempio. Attenzione, perché qui è sfuggito il contributo, non è sfuggito perché sulle scritture orizzontali normalmente non ci sono lettere. Quindi ancora abbiamo detto, qui metteremo il 1 che è l'ombreggiatura, 1 che è la schermatura, 0,85 che è il vetro, abbiamo detto 0,87 che è 1-13%, 1-0,13 che è la caduta alla finestra, per 20 perché stiamo valutando la superficie nord che aveva 20 metri quadrati di superficie vetrata. Per che cosa? La sommatoria dei contributi che arrivano, abbiamo detto, da novembre fino a marzo, il contributo che arriva dal sole, ovviamente sul cassino. Questa valutazione qui è stata fatta solo per la parete nord, a voi l'onere e l'onore di andare a verificare lo stesso discorso sulle finestre a sud, sulle finestre ad est e sulle finestre ad ovest. Qui è stato volutamente omesso le finestre orizzontali, perché? Perché non abbiamo lucernari, abbiamo ipotizzato che non ci sono sulla parete, quindi sul tetto del vostro edificio, non ci sono pareti, diciamo, trasparenti. Evidentemente, se ci fossero dei lucernari, bisognerà mettere anche qui, bisognerà mettere la parte, il contributo sulle superfici orizzontali. Allora, a questo punto, diciamo, siamo addirittura d'arrivo. Possiamo andare a valutare come questa quantità di energia, questa quantità di questi apporti gratuiti, in qualche modo vengono utilizzati all'interno dell'edificio. Attenzione, perché qui anche dal punto di vista fisico le cose si complicano un tantino. Allora devo premettere, diciamo, alcune nozioni. Allora, noi abbiamo visto che, diciamo, abbiamo già utilizzato per la ventilazione, quindi dovremmo già averlo compreso, ma se non l'abbiamo capito è una buona norma andare a approfondire questo aspetto. Abbiamo visto che per riscaldare una certa sostanza io devo fornire una certa quantità di energia. Questa quantità di energia che voglio, diciamo, che devo dare se voglio aumentare di una certa temperatura il mio oggetto, per una massa unitaria, si chiama calore specifico. Quindi se io voglio riscaldare un chilogrammo di sostanza, di una certa sostanza, di un grado, vado a misurare la quantità di energia che devo, ovviamente che devo dare a questa sostanza, a questo chilogrammo, per poter innalzare di un grado la sua temperatura, e vado quindi a fare il rapporto tra la quantità di energia che gli ho dato e ovviamente la massa, che in questo caso è un chilogrammo. Abbiamo detto, se ovviamente è un grado questa quantità, questa differenza di temperatura, evidentemente avrò, diciamo, direttamente il calore specifico che io voglio misurare. Il calore specifico, ovviamente, come dimensioni, ha joule su chilogrammo Kelvin, ed è una proprietà della sostanza, cioè varia in funzione del tipo di sostanza, quindi diversa tra l'acqua, l'aria, il calcestruzzo, il legno, tutte le sostanze a diverse più o meno temperature hanno diversi calori specifici. Allora, nel nostro caso, poiché stiamo ragionando più o meno con, diciamo, a temperature dell'ordine dei 20 gradi, considereremo che questo calore specifico non cambia sensibilmente con la temperatura, perché la temperatura più o meno è quella dei 20 gradi, 20, 15, 10, quindi stiamo su temperature abbastanza, diciamo, vicine a quella dei 20 gradi, diciamo, interna. E quindi possiamo ritenere che questa proprietà cambi soltanto ed esclusivamente con il tipo di materiale. Ora, quindi, che cosa c'ho? Ok, se io, allora, cerchiamo di capire meglio questo concetto mettendo i numeri. Se vado a vedere sulle tabelle, potete vedere, diciamo, ne trovate, diciamo, tantissime, anche, diciamo, in internet potete scaricare proprietà dei miei materiali e trovate una serie di materiali. Ora, io ve ne ho portato esclusivamente due, aria e calcestruzzo, per farvi capire quanto può essere differente, non tanto il calore specifico. Vedete, il calore specifico del calcestruzzo è 1,08 kJ a kg Kelvin,
Cioè vuol dire che per innalzare di un grado il calcestruzzo, se lo voglio portare da 20 a 21 gradi, un chilogrammo di calcestruzzo, devo dare 1.08 kJ. E lo stesso vale per l'aria. Quindi i calori specifici sono uguali, cioè, vabbè, ma allora più o meno accumulano la stessa energia, aria e calcestruzzo. Attenzione, perché se vado ad utilizzare la stessa relazione che abbiamo visto prima, vedete, la relazione di prima era C uguale a Q fratto M delta T. Se vado a vedere Q uguale a C per M per delta T, quindi porto dall'altro membro questa quantità, che cosa succede? Succede questo. Quindi C per M, questa è la massa, per delta T. Allora andiamo ad analizzare queste, diciamo, queste due sostanze, queste due diverse sostanze. Prendiamo un metro cubo di calcestruzzo e prendiamo un metro cubo di aria. Attenzione, la massa, abbiamo detto, del calcestruzzo diventerà la rho del calcestruzzo per il volume, per un metro cubo in questo caso. La massa dell'aria è la rho dell'aria, quindi la densità dell'aria, per il volume occupato, sempre un metro cubo. Per cui vado a vedere, vado a mettere a confronto due metri cubi di un gas, aria, anzi una miscela di gas, e di un solido calcestruzzo, che è quello che io spesso trovo all'interno degli edifici, diciamo, degli edifici anche scolastici, insieme al tufo, insieme al tuo forato, insieme ad altre quantità di isolanti e così via. Ora, che cosa succede? Se fosse tutto in calcestruzzo, che cosa avrebbe? Quindi una bella parete di un metro quadrato di, diciamo, di superficie e un metro di spessore, vediamo quanta energia è in grado di immagazzinare. Se per un grado, per, diciamo, un grado Celsius, io per innalzare di un grado, o evidentemente per abbassarlo, se devo aumentare devo dargli questa energia, se la voglio abbassare devo ovviamente prendere questa quantità di energia, avrei rho del calcestruzzo 2300, attenzione, stiamo mettendo non un calcestruzzo alleggerito, un calcestruzzo ordinario, quindi 2300 kg ogni metro cubo, quindi diciamo, un metro cubo di calcestruzzo pesa tantissimo, diciamo, questo lo vedo anche, diciamo, nell'evidenza pratica. E ovviamente questo 2300 lo moltiplico per 1, un metro cubo, lo moltiplico per 1.08, il calore specifico del calcestruzzo, lo moltiplico per il delta T, abbiamo detto che vogliamo vedere l'energia che serve a innalzare di un grado, ottengo 2484 kJ. Se lo stesso ragionamento, lo stesso calcolo lo faccio per l'aria, questa densità è 1,2, 1,2 per 1 per 1.01 per 1 è 1,21 kJ. Vedete che il rapporto è 1 a 2500, più o meno. Cioè 2000, più di 2000 volte più grande. Allora, attenzione! Questa capacità di assorbire calore e o di cedere calore a parità di un grado di differenza è enormemente più grande, cioè il calcestruzzo rispetto all'aria. L'aria non accumula quasi niente. Il calcestruzzo è in grado di accumulare energia in certi momenti e di cedere in altri momenti, come se fosse una batteria. La batteria elettrica cosa fa? Accumula energia elettrica quando la macchina si muove e ovviamente il motore si muove e carica la batteria, e poi quando mi serve io posso prendermi questa energia dalla batteria alimentando altre, diciamo, per esempio l'accensione, quando il motore è fermo prendo energia dalla batteria per accendere il mio motore. E lo stesso fa il calcestruzzo, è come se fosse una batteria termica, quindi accumula quando il sole mi dà calore e a me serve, e me lo cede magari di notte quando invece a me può servire, non c'è il sole, però intanto ho immagazzinato una certa quantità di energia. Quindi attenzione, perché questi apporti gratuiti, quelli solari di cui abbiamo parlato, possono essere non solo forniti direttamente, immediatamente all'interno, ma possono anche essere accumulati dalle mie pareti ed essere poi, diciamo, dati e forniti nel momento in cui ovviamente ne ho più bisogno. Quando? Per esempio quando tengo, diciamo, spento il riscaldamento. Quando più mi serve. Quindi, ritornando a noi, non è, cioè, dal punto di vista termotecnico non mi interessa tanto il calore specifico, o meglio, serve anche il calore specifico, ma il calore specifico cambia poco tra aria e calcestruzzo. Abbiamo visto addirittura erano uguali, quasi uguali dal punto di vista numerico. Quello che mi cambia è il calore specifico per la massa. Questa quantità si chiama capacità termica, che è appunto, diciamo, la proprietà di, diciamo, che mi misura la quantità, la che io posso accumulare e che poi posso restituire in altri momenti. Quindi questa quantità, che è, diciamo, il prodotto di C per M, non è nient'altro che il rapporto tra la quantità di energia
che forniscono questo, cioè, questo corpo, questa sostanza, diviso la differenza di temperatura, diciamo, che io ho incrementato su questa, diciamo, su questa certa sostanza. Questo lo potete dire anche in termini termodinamici in modo molto più rigoroso, ma ovviamente il corso che stiamo facendo è un corso un po' più, diciamo, di fisica elementare, quindi rimandiamo gli approfondimenti termodinamici e rimandiamo ovviamente di là da venire quando sarete all'università, farete un corso di livello universitario. Vediamo invece questo concetto, cioè come, diciamo, la capacità termica di un edificio influisce sulle caratteristiche dell'edificio stesso. Allora qui le cose diventano complesse dal punto di vista teorico, dal punto di vista pratico vedremo invece il calcolo diventa un po' più semplice. Allora, complessa dal punto di vista teorico perché? Allora, cerchiamo di capire cosa succede alla temperatura del nostro edificio, perché noi cosa abbiamo? Abbiamo all'interno del nostro edificio, abbiamo detto, abbiamo 20 gradi Celsius. Nei nostri calcoli, attenzione, faremo una valutazione standard. Cosa vuol dire valutazione standard? È come se l'edificio fosse sempre a 20 gradi, cioè come se fosse sempre in funzione. A me non interessa che la riscaldo soltanto le 6 ore, le 8 ore in cui io sono, diciamo, vivo con l'edificio, soprattutto voi con gli edifici scolastici. Dal punto di vista normativo si fa una valutazione standard che consiste nel determinare quanta energia mi serve per riscaldare quell'edificio 24 ore su 24. Quindi per voi è molto semplice il calcolo, perché il 20 gradi è sempre, per esempio, di, me, diciamo, di giorno e di notte. Quindi voi metterete l'interno dell'edificio sempre a 20 gradi. Attenzione, perché mentre la temperatura interna è sempre a 20 gradi, all'esterno che cosa succede? Succede che a mezzogiorno voi avete il massimo della temperatura dell'aria, poi scende, ovviamente scende di notte, all'alba si tocca un valore minimo e poi risale. Quindi la temperatura esterna fa così, è quasi, quasi, dico, una sinusoide, vedete? Questo è il mezzogiorno, quindi diciamo che possiamo, d'inverno possiamo avere, che ne so, 10, 8, 9, 10, anche 10 gradi in questo momento la giornata, ma di notte può scendere anche a 2, 1, 0, meno 1, quindi potete avere dei valori molto più bassi rispetto ovviamente a quelli che avete già, ma anche 10 gradi di escursione termica. Ora, questa sinusoide, che non è proprio una sinusoide, ma per dei motivi che non andremo ad esplicitare, tratteremo come se fosse una sinusoide, che cosa fa? Dà luogo ad una variazione della temperatura, ovviamente, del nostro edificio. Cioè il nostro edificio è come se sentisse non solo questa temperatura media esterna che voi avete imparato a utilizzare quando andate a valutare, diciamo, le dispersioni. Quando andate a valutare le dispersioni, voi le oscillazioni temporali, diciamo, della temperatura non le avete mai considerate. Cioè abbiamo visto la temperatura media della, diciamo, del giorno per giorno che avete fatto. Avete fatto temperatura interna meno temperatura esterna, diciamo, sommato giorno per giorno, quella di oggi, quella di domani, quella di dopodomani, e avete valutato così gradi giorno. Nella realtà, se voglio vedere non dal punto di vista stazionario le prestazioni dell'edificio, ma dal punto di vista dinamico, queste situazioni dinamicamente ogni giorno cambiano. Cioè abbiamo un fenomeno che è mediamente stazionario, un fenomeno periodico, in cui ovviamente c'è un certo momento della giornata l'edificio si riscalda e in altri momenti si raffredda. Ovviamente non è che si riscalda istantaneamente, cioè arriva l'energia e immediatamente la temperatura sarà la stessa temperatura dell'aria esterna, perché evidentemente devo dare il tempo a questo calore di andare a riscaldare queste, ovviamente, le pareti. E quindi che cosa succederà? Che questa onda io la vedo spostata, sfasata si dice, rispetto all'onda della temperatura esterna. Questo sfasamento temporale, insomma, lo posso anche misurare più o meno qualitativamente questo, e vedete che accanto a questo sfasamento ho anche un'attenuazione, va bene? Cioè la temperatura di picco della muratura non è la stessa che la temperatura esterna. Tutto questo ovviamente lo studierete in corsi avanzati, non interessa ai nostri scopi. Quello che interessa ai nostri scopi è il bilancio di energia. Andiamo a vedere questo bilancio come si modifica. Se mi trovo in condizione stazionaria, tutto ciò che entra e tutto ciò che esce sono uguali a zero. Il primo principio della termodinamica ci dice questo. Quindi in condizioni stazionarie, cioè se la mia, se io voglio mantenere questa stanza sempre a 20 gradi, che cosa devo fare? Che se entrano 100 watt, se escono 100 watt, devono entrare 100 watt, altrimenti la temperatura cambia. Cioè se la quantità di energia che entra non è uguale alla quantità di energia che esce, evidentemente o aumenta la temperatura o diminuisce. Se la quantità di energia è più grande, che succede? Io metto nel forno
un piatto. La quantità di energia che arriva su quel, diciamo, su quel sistema, sul piatto che ho messo nel forno, sarà più grande di quella che esce. Quindi che fa il tempo del piatto? Aumenta. Lo stesso vale per l'edificio. Se la quantità di energia che io immetto nell'edificio è più grande di quella che esce, evidentemente la temperatura dell'edificio salirà. Viceversa, se la quantità di energia che esce è più grande, la temperatura diminuirà. Quindi questo aumento o diminuzione della temperatura l'abbiamo visto, lo sappiamo quantizzare, è quello dovuto alla capacità termica dell'edificio. E quindi se io moltiplico la capacità termica dell'edificio per la differenza di temperatura tra l'inizio e la fine di quando ho riscaldato o ho iniziato a raffreddare, quindi se all'inizio avevo 20 gradi e alla fine ne ho 25, evidentemente avrò un accumulo di energia del calore. Va bene? E ovviamente questo corrisponderà alle differenze di energia che arrivano e che escono. Questo è quello che accade durante la giornata. Perché? Perché durante la giornata che cosa accade? Grazie a questi apporti gratuiti che aumentano man mano fino ad arrivare a un certo valore in un momento della giornata e poi diminuiscono, io posso avere queste variazioni, queste pendolazioni dovute alle differenze di temperatura. La temperatura dell'aria esterna cambia e quindi l'edificio rincorre questa dinamica e quindi non c'ho più quantità di ingresso e quantità di uscita come in un regime permanente o mediamente permanente, ma c'ho queste dinamiche. Questo a cosa corrisponde? Corrisponde al fatto che il mio, diciamo, edificio ha un tempo, vedete, guardate, se lo andiamo a vedere qua rispetto al tempo, questo è il tempo, questa è la temperatura, ha un tempo, diciamo, che impiega per mettersi al regime. Questo tempo che serve, diciamo, all'edificio per portarsi alle stesse cose, diciamo, per sentire il disturbo, si chiama costante di tempo. Questa costante di tempo si può dimostrare essere uguale al rapporto tra la capacità termica e il valore del coefficiente di dispersione termica dell'edificio che avete già valutato. Cioè, se voi mettete l'H trasmissivo più l'H per ventilazione, avete assunto appunto l'H totale. E questa costante di tempo è appunto il rapporto tra C e H. E quindi se avete, come normalmente avete, una costante di tempo pari per esempio a 8 ore, 10 ore, queste sono le costanti di tempo tipiche dell'edificio, potete valutare che cosa? Quell'eta che c'è nell'equazione di bilancio attraverso questa costante di tempo. Allora, che cosa ci dice questo grafico? Guardiamolo insieme, può sembrare complesso. Ci dice questo, che se io ho una certa costante di tempo, prendiamo la costante di tempo pari a 8 ore, se ho una costante di tempo pari a 8 ore e, diciamo, la 0,5 cosa rappresenta? 0,5 rappresenta il rapporto tra le quantità, vedete, che sono i cosiddetti apporti gratuiti, e le quantità invece che vado a disperdere. Cioè sostanzialmente gamma mette in rapporto quanto, diciamo, se ne va per dispersione con quanto ho gratuitamente. Ovviamente se se ne va 100 per dispersione, che cosa dovrò fare? 50 mi arriverà dagli apporti gratuiti, dovrò dare 50, 50 li dovrò dare per mantenere i 20 gradi, dovrò darli attraverso il mio impianto di riscaldamento. Bene, se invece se ne va 20, se 20 se ne va qua, 100 arrivava qua, il rapporto è appunto 0,2 e così via. Quindi tanto più grandi sono gli apporti gratuiti, tanto più grande è questo gamma. Ora, se io ho un apporto gratuito del 50% delle dispersioni, che cosa succede? Che il mio rapporto, il mio gamma è 0,5. Bene, a 0,5 ho un gamma, ho un eta, cioè un fattore di utilizzo, pari a circa 0,8, un po' meno di 0,8, se la costante di tempo è unitaria. Cioè, qual è, perché, diciamo, ciò? Perché io non riesco a sfruttare eta e quanto io sfrutto di questi apporti gratuiti. Ricordiamoci la relazione da cui siamo partiti, no? Questo, ricordiamoci, è il fabbisogno netto totale, queste sono le quantità che sto disperdendo, questi sono gli apporti gratuiti dovuti alle sorgenti interne e alla parte solare, e ovviamente questo è un eta che mi dice semplicemente quanto riesco a sfruttare di questo. Cioè vuol dire che se questo è 100, la somma di questi due è 100 e questo è 20, se io ho un eta pari a 1, vuol dire che io tutto quello che arriva dalla sorgente interna e dal sole lo riesco a sfruttare. Se invece è una liquida, 0,9, 0,8 eccetera, vuol dire che una certa quantità non riesco a sfruttarla. Perché non la riesco a sfruttare? Qual è il motivo? Bene, il motivo è il seguente: se il mio edificio
è una bella batteria, bella grande grande, quindi riesce a accumulare tutto quello che gli arriva durante la giornata. Quindi se gli arriva di più a mezzogiorno di quanto gli, diciamo, gli serve, lui non la butta quell'energia, non la butta come sovratemperatura, non la butta all'esterno, ma se la mantiene accumulandola e dandomela, rilasciandola in quei momenti della giornata in cui ne ho più bisogno, quando? Beh, diciamo di notte, quando questa quantità di energia non arriva più. Ebbene, se ho una grande, diciamo, capacità termica, tau, quindi a parità di H, se la C diventa molto grande, è come se avessi una grande batteria, cioè il mio edificio funziona come se fosse una villa. Quindi casi carica di energia termica durante la giorno e me la rilascio durante la notte. Quindi sfrutto al meglio la, vedete, riesco a sfruttare al meglio che cosa? La quantità apporto nel 2, perché ed diventa molto elevata. Andiamo a vedere infatti. Se la costante di tempo è 5, vedete, cioè è, pardon, è, pardon, 5, è 7 giorni, no? 7 giorni è enorme, vuol dire che due pareti, 2 metri, un castello, non è più, diciamo, un edificio. Quindi se ho 7 giorni come costante di tempo, vedete che il mio, diciamo, 4 è questo qui, 1, 2, 3, il quarto è questo, vedete, questo è il punto, a 0,5 sostanzialmente l'etta diventa 1. Cioè io, quello, il castello, si prende tutta l'energia che gli arriva e non ne butta niente. Perché? Perché è una batteria perfetta, più piccola è la muratura. Se invece di, diciamo, 2 metri, diciamo, di parete, ne ho 1, ne ho 0,4, ne ho 0,2, cioè ho un container. Un container non accumula niente, per cui un container, tutto quello che mi arriva nel momento in cui c'ho il sole, 2 ore della giornata, poi in quel momento, diciamo, magari addirittura ho caldo, quindi mi devo levare, diciamo, gli indumenti. Nelle altre n ore invece sostanzialmente non mi rilascia più niente, quindi ho un utilizzo di quegli apporti gratuiti il peggiore possibile. Questo è il motivo per cui nell'ambito degli apporti gratuiti non solo devo fare attenzione a quanto mi arriva, ma anche a quando mi arriva, perché se mi arriva durante, come abbiamo visto purtroppo, mi arriva sfasato nel tempo, mi arriva molto di più di giorno e molto meno di notte, purtroppo così è per la radiazione solare, questa quantità che arriva può essere accumulato tanto di più quanto più grande è la costante di tempo dell'edificio. Tutto qui. Signori, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima lezione.